riprendiamo un po' il nostro lavoro della mattinata, ricollegandoci concettualmente un po' a quanto si è detto stamane. Alcuni interlocutori della mattina hanno avuto la possibilità di trattenersi ancora oltre e quindi di potersi dare un po' le loro opinioni. Altri, Barilli e il professor Corso, non li vedo perché impegnati in altro. Ma intanto presento un po' dalla mia sinistra, intanto riconoscete la nostra interlocutrice, la dottoressa Rossana Ugenti, direttore generale del Ministero della Salute. Poi la signora Paola Cenci, che è Sales Manager dell'Enterprise Content Management di IBM, in modo che se voi avete il programma potete anche, come dire, mettere le crocette e l'attribuzione dei volti. La signora Rosa Grazia Bombini, Managing Director di Exalead, Giovanni Procaccino, Senior Executive di Accenture, e Giovanni Seno, amministratore delegato di SIAV, il nostro bravo assessore alla sanità della Regione Lombardia, l'assessore Luciano Bresciani, dottor Bresciani. Perdoni, ormai siamo a una cordialità e una quasi intimità, insomma, ecco. Grazie a lei piuttosto. Allora, dicevo, vorrei ricollegare un po' e cercare di trarre frutto dalla mattina, cercando proprio di collegarmi alle ultime slide che aveva presentato Federico Barilli su quello che è l'andamento attuale del mercato dell'Information and Communication Technology, che proiettava alcune note di tenue ottimismo, tornare da un meno 8 a un meno 3% come un recupero di 5 punti rispetto comunque a un dato negativo dell'anno scorso. Mentre l'ultima slide di professor Mario Corso era decisamente più come dire, interessante, stimolante, perché parlava della possibilità che questa persona messa al centro dell'interesse nel interno esterno dello strutturato non strutturato, l'information technology da ridisegnargli intorno, ecco. La frase finale era una information technology che sarà diversa rispetto a quella che attualmente abbiamo conosciuto. Abbiamo qui quattro protagonisti dell'offerta ai quali proprio vorrei porre una semplice richiesta, un commento sull'attuale situazione dell'ICT dal loro punto di vista aziendale e un commento su questi due punti di vista ottimistici, e quindi a che punto è la notte e dall'altra riusciamo a vedere una piccola alba. Incomincerei da Giovanni Seno, amministratore delegato di SIAV, che ci può raccontare un po' il suo punto di vista sul a che punto è la notte. Dovrebbe funzionare. Era stato acceso? No. Se pigio? Buongiorno a tutti. Allora, io credo che per cominciare a capire a che punto siamo della notte forse bisogna ricapitolare un momentino anche quali erano i presupposti iniziali del modo con cui siamo entrati nella notte. E io credo che l'Italia sia un caso di studio, un caso un po' particolare nella media europea, perché noi siamo entrati come paese nella notte, come dice il nostro moderatore, comunque diciamo nella crisi, dopo un lungo periodo, circa 15 anni, di crescita che era comunque a tassi inferiori a quelli che erano sono stati quelli della media europea. Poi abbiamo vissuto e stiamo vivendo questa crisi più o meno così come lo hanno fatto e lo stanno facendo gli altri paesi in Europa, e quindi con un sostanziale aumento del debito pubblico, ma però con una varianza direi sostanziale. Noi stiamo depauperando quello che viene chiamato
il capitale privato, sia esso fisico e umano, in maniera superiore a quello che stanno facendo gli altri paesi europei. Questo depauperamento viene dal fatto che noi stiamo investendo in innovazione tecnologica e quindi conseguentemente anche in IT in maniera inferiore, come faceva vedere Barilli, rispetto alle medie europee, e dall'altra parte abbiamo un aumento preoccupante del tasso di disoccupazione. A questo punto, se questa è la situazione, la domanda vera è la ripresa che si sta avvicinando, come giocherà in Italia e come noi dobbiamo giocare nei confronti di questa ripresa. Ed è chiaro che, siccome partiamo sfavoriti, perché come ricordo, appena detto poc'anzi, abbiamo depauperato e stiamo depauperando più di altri il capitale privato, è chiaro che se noi usciamo da questa crisi continuando a perseguire tassi di crescita che saranno, come in passato, inferiori alla media europea, partendo da una posizione di particolare svantaggio, rischiamo di non essere in grado di sostenere il nostro sviluppo e la nostra crescita. E quindi siamo condannati, in un certo senso, a trovare degli acceleratori alla crescita. E quindi a questo punto gli acceleratori alla crescita, secondo me, si sostanziano lungo due direttrici. La prima è che Barilli faceva vedere, mi sembra, una slide con la polarizzazione: quelli che continuano a investire continueranno a investire, quelli che non investono continueranno a tagliare. Noi invece dobbiamo renderci tutti conto, come sistema paese, a mio giudizio, che è giunto il momento di inseguire l'efficienza perseguendo gli investimenti in innovazione e abbandonando la politica dei tagli, che fondamentalmente è una politica a breve termine che porta all'asfissia delle aziende. Un esempio su tutti, mi piace darlo, è quello che ha fatto per esempio la Banca d'Italia. La Banca d'Italia recentemente ha completamente dematerializzato, e qui scusate lo spot pubblicitario, ma con la nostra piattaforma, ma questo è un di cui, ha completamente dematerializzato i flussi in ingresso e in uscita da tutta la corrispondenza e ha dichiarato pubblicamente che solo facendo questo tipo di investimento di qualche milione di euro risparmia 2,5 milioni di euro l'anno di spese postali. Questo è un esempio che io cito perché le cifre in gioco sono milioni di euro, perché qui poi alla fine molto spesso si rischia di perdersi sulle centinaia di migliaia di euro e qualcuno dice sì, ma nel mio bilancio magari cuba poco. Invece questi sono esempi estremamente significativi. L'altro dato che cito, che a me ha colpito molto, esiste uno studio del CNEL, che è pubblico, è disponibile, il quale dice che se tutto il paese, tanto l'industria pubblica quanto le aziende, tanto le aziende pubbliche quanto l'industria privata, sfruttasse appieno i vantaggi della dematerializzazione o della digitalizzazione, ci sarebbe un impatto variabile tra 3 e 5 punti percentuali sulla crescita del PIL. E credo che questo la dica lunga. Poi è chiaro che queste stime poi possono essere oggetto di discussioni, però non stiamo parlando di mezzo punto o di zero virgola, stiamo parlando di punti pesanti che ci possono aiutare ad accelerare la nostra crescita e a rendere questa crescita sostenibile nel lungo periodo. L'altro tema fondamentale per l'accelerazione della crescita, a mio giudizio, è che noi dobbiamo renderci conto che, man mano che andiamo avanti, dobbiamo avere sempre più a che fare, abituarci sempre di più a quella che alcuni chiamano l'economia dell'abbondanza. E l'economia dell'abbondanza è quella basata sui neobeni. Noi quando parliamo di era digitale, quando parliamo di digitalizzazione, parliamo di dematerializzazione. Noi dobbiamo renderci conto che passiamo da un'economia basata sui materiali fisici a un'economia basata sui beni immateriali. E questo è un salto culturale, prima che tecnologico, sostanziale, che se noi non capiamo e non sfruttiamo appieno, rischiamo ancora una volta di non dare quell'accelerazione di cui abbiamo necessità per venire fuori dalla situazione attuale. E per comprendere bene queste cose io credo che le ricette siano tre. La prima è: dobbiamo imparare tutti a fare sistema. E qui la sanità, gli esempi della sanità che ci sono stati dati questa mattina, sono esempi che secondo me vanno presi più che per il contenuto tecnologico e per il contenuto di innovazione di processo, ma perché di fondo vanno presi più che altro perché, come l'assessore ci spiegava, la cosa più importante a mio giudizio è che si è
e si sta cercando di fare sistema fra le aziende pubbliche, fra le aziende private, fra le università. Io ogni tanto parlo sempre e spesso ai convegni di innovazione. Noi in Italia confondiamo l'innovazione con la cultura dell'innovazione, ma noi siamo molto più indietro rispetto agli Stati Uniti d'America, perché noi non siamo in grado e non abbiamo un sistema che metta in contatto fruttifero quello che è per esempio il mondo accademico con il mondo dell'industria privata. E noi confondiamo troppo spesso l'innovazione con le invenzioni o con le modificazioni nuove di processo e trascuriamo il fatto che tutto ciò resta e diventa sostenibile se c'è una vera e propria cultura dell'innovazione che noi riusciamo a portare avanti. Fare sistema poi sarà una cosa assolutamente necessaria, perché a mio giudizio le aziende di domani, non solo la sanità, ma dovranno tutte le aziende organizzarsi a rete. Noi abbiamo visto adesso alcuni fenomeni di outsourcing, ma di fondo fra 10 anni le aziende saranno sempre più concentrate sul loro core business e dovendosi concentrare sul loro core business non c'è dubbio che per esempio tutte le attività amministrative saranno date ad aziende che saranno specializzate a fare le attività amministrative. Le aziende che vendono venderanno, le aziende che fanno attività amministrative faranno attività amministrative, le aziende che fanno direzione del personale faranno direzione del personale. Allora, se questa è la configurazione, diventa necessaria la digitalizzazione e la dematerializzazione di tutti quelli che sono gli strumenti cartacei che uniscono oggi gli uffici all'interno di una stessa azienda, perché altrimenti l'efficienza non si troverà mai. Aspetti, aspetti, perché da qui mi verrebbe da chiederle, e lei allora come si chiama, che cosa fa? Però alla risposta a questa domanda me la darà dopo che avremo sentito. Beh, sentiamo intanto una gentile signora che ci dica un po' il suo punto di vista a che punto è la notte, perché altrimenti lei mi parla già dell'alba e invece vorrei sentire un po'. La signora Cenci di IBM, che cosa è che... Lei aveva bisogno di slide per raccontarci un po'? Beh, no, io non ho bisogno di slide per quanto riguardava una descrizione della visione strategica. Okay. Quindi ce la racconti magari? Sì, posso raccontarla veramente con poco, perché se devo andare un pochino più in quella che è la visione di dettaglio, chiaramente c'è bisogno, anche se di poche slide, una o due slide che aiutano a capire delle tematiche che, al di là di semplificare, ottimizzare, quindi rendere semplici quelli che sono normali processi di lavoro quotidiani, però hanno dietro una vision, una strategia che allo stesso tempo è abbastanza complessa. Ora, rispetto al buio, quello che io dico è questo, che queste tematiche che insomma tendenzialmente tendiamo a unificare concettualmente come dematerializzazione sono tematiche che da molto tempo sono oggetto di della discussione e l'attenzione delle varie amministrazioni. Quindi c'è attenzione, c'è tutto sommato una normativa che ci supporta, ci sono anche dei tentativi, e qui parlo ancora di notte, perché questi tentativi sono sostanzialmente delle realizzazioni che i nostri clienti stanno cercando di portare avanti a macchia di leopardo, con non poche di difficoltà, e soprattutto non avendo ancora ben chiaro come si potrà poi raggiungere quello che è l'obiettivo ultimo di una integrazione globale della gestione delle informazioni. E qui ecco, mi piacerebbe un minimo introdurre quella che è la strategia che c'è dietro, proprio poi per spiegare meglio come questo va a impattare su quello che è il quotidiano, su quello che poi è l'operativo. La visione dell'IBM è una visione importante, noi la chiamiamo quella dello Smarter Planet, cioè un modo di portare avanti, di concepire
il mondo in modo più intelligente, proprio facendo leva su quelle che sono le tecnologie avanzate. Cioè, proprio l'iniezione di intelligenza che avviene tramite le tecnologie avanzate può portare avanti questa visione che può essere concepita anche come un vero e proprio movimento tra l'IBM e i fornitori e quelli che sono i vari interlocutori, possono essere influencer, rappresentanti istituzionali, clienti e quant'altro, per un impegno proprio a costruire e pensare idee innovative nell'ottica del cambiamento, perché solo con il cambiamento e la trasformazione noi riusciamo a coprire quella gap di crisi, quella gap di crisi economico globale, che ci permette poi invece di procedere con una crescita e una prosperità sostenibile. Quindi questo in cosa si va a concretizzare sostanzialmente? Si va a concretizzare in una visione nella gestione di quelle che sono le informazioni e quindi quello che è il patrimonio di un'azienda o in una amministrazione in grado di portare avanti una maggiore integrazione, una maggiore correlazione, una maggiore interpretazione di quelle che sono le informazioni stesse. Quindi diciamo che tutta quella che la visione strategica si basa su quattro asset che sono: uno, quello dell'Enterprise Content Management, di cui io sono responsabile come specialty, quindi sono responsabile sulla country, ma a corollario di queste ci sono tutte quelli che sono gli asset della data quality, del database e della business intelligence. Perché è necessario portare avanti una integrazione tecnologica di questo tipo? Perché quello che ci si è resi conto è che c'è proprio una convergenza di tecnologie, cioè una convergenza di uniformare quelli che sono i dati strutturati e non, al fine di trovare un criterio univoco di gestione delle informazioni, allo stesso tempo anche di quelle che sono le modalità di accesso alle informazioni stesse. Ora, ampliando quello che è uno scope dell'Enterprise Content Management, che fino ad oggi è stato visto solo come un motore di gestione dei contenuti e dei processi, e va sicuramente bene ai fini di quella che è la normativa in termini di dematerializzazione. Ma se noi vogliamo a questo portare tramite l'informazione la conoscenza, quindi se noi a questo vogliamo dare valore alle informazioni, interpretare le informazioni, ora ci sono delle soluzioni chiaramente tecnologiche che riescono a proiettarsi in viste uniche del cittadino, mediante il quale c'è una visione completa non solo del master data, quindi dell'entità di interesse che il cittadino è il cliente, il prodotto, è quello che è, ma anche di tutte quelle che sono i documenti e la documentazione ad essa associati, ma non solo. È possibile fare business intelligence in questo, quindi customer insight o scusate che è un po' granchia, o anche nel campo proprio del sanitario, cioè avere una tecnologia che ha la capacità di analizzare tutte quelle che sono analisi cliniche, ricette, prestazioni e quant'altro. Magari dopo ci torniamo però sulla sanità. Ora mi interesserebbe l'opinione della dottoressa Bombini di Exalead, perché siamo passati praticamente dal buio della notte, l'ECM ci ha portati all'analisi dei dati, alla strutturazione, siamo tornati un po' in qualche modo anche sull'utente, su questo, la persona, la centralità della persona
con tutto quello che gli ruota intorno e lo descrive. E quindi mi piacerebbe molto sapere un po', seguendo la notte, i data che diventano informazioni, mi dica. Buongiorno a tutti innanzitutto. Vi racconto molto velocemente intanto chi è Exalead. Exalead è una società europea francese nata all'inizio degli anni 2000, ed è nata da persone che avevano lavorato in quello che è stato il primissimo motore di ricerca Altavista. Tornati in Francia hanno cercato dei fondi e hanno aperto questa società. L'obiettivo di Exalead è però sempre stato non tanto quello di ricercare le informazioni sul web alla Google maniera, ma di pensare a come questo tipo di strumenti potesse essere utile all'azienda. Ormai sappiamo, Gartner ci dice che i volumi delle informazioni nelle aziende stanno crescendo tantissimo, e qui parlo sia di dati non strutturati, quindi progetti di dematerializzazione che poi andranno a sfociare in prodotti di Enterprise Content Management, in prodotti come il Document Management di SIAV, ma anche tutto quello che è il patrimonio di dato strutturato continua a salire in modo esponenziale. Ma non solo, come abbiamo visto in una chart del professor Corso, uno dei punti fondamentali oggi e delle aree importanti è quello di vedere una vista unificata di tutte queste informazioni. Quindi la possibilità di accedere a informazioni che siano strutturate, non strutturate, ma che anche siano interne piuttosto che esterne all'azienda. Ed ecco che quello che noi chiamiamo motore di ricerca, che in realtà è un termine improprio, diventa un vero e proprio layer di informazioni che mi permette di accedere a tutto il patrimonio informativo delle aziende. Cito anch'io due esempi che fanno capire come, sfruttando questo tipo di tecnologia, io in qualche modo posso aiutare a contenere i costi, dare innovazione all'azienda e quindi sfruttare in questo periodo di trend negativo qualcosa che alla fine dà un valore anche riducendo quelli che possono essere gli investimenti. Noi abbiamo un cliente, Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara, che ha unificato tutte le fonti informative con un layer, un indice che permette di accedere a tutto il patrimonio dell'azienda, Lotus Note, piuttosto che posta elettronica, ma non solo, per l'operatività degli impiegati era anche necessario vedere normative che erano sul sito della Banca d'Italia, sulla Gazzetta Ufficiale. Oggi l'utente può, da un unico box di ricerca, in una modalità estremamente friendly, perché digita le parole come gli vengono in mente, accedere a tutto questo patrimonio informativo. L'azienda dichiara di aver ottimizzato il tempo di ricerca delle proprie persone da 1 a 50. Prima dovevano fare 50 richieste, trasferire le informazioni, pezzettini di informazione che gli servivano, oggi lo fanno da un unico punto. Questo tipo di ricerca unificata viene anche semplificata da una caratteristica che è quella di categorizzare tutte le informazioni. Quindi qui mi leggo a un altro filone che non è uscito oggi ma diventa sempre più predominante, la semantica. Quindi io per accedere alle informazioni e poterle in qualche modo trovare nel momento giusto ho bisogno di un forte motore matematico-statistico che mi faccia questo tipo di analisi, ma ho anche bisogno di interpretare quello che viene detto con tutto quello che sono questo tipo di funzionalità, analisi della documentazione, analisi della semantica vera e propria. Quindi alla fine con un percorso guidato molto simile a quello che è il pensiero umano, l'utente riesce a ritrovare le proprie informazioni. Il secondo esempio che volevo citare riguarda invece sempre questa possibilità di creare un layer di dati, può essere fatta soltanto su dati strutturati. A questo punto Jeffco è un operatore di logistica internazionale, quindi con una filiale italiana, filiale in tutto il mondo, hanno fatto l'operativo di track and trace utilizzando non un database e dei prodotti di business intelligence, ma utilizzando un layer creato sull'indice di Exalead. In questo modo hanno dimezzato completamente i costi di piattaforma, quindi l'hardware gira su hardware assolutamente commodity, i costi di gestione si sono molto velocizzati, perché è un ulteriore vantaggio se io penso a un indice, penso a Google, penso a qualcosa che è abituato a gestire miliardi e miliardi e miliardi di informazioni.
Allora, se io ho qualcosa abituato a gestire miliardi di informazioni, quando traslo in un'azienda dove parlo di, a parte il caso Regione Lombardia Sanità, dove sicuramente si parla di miliardi di informazioni, tendenzialmente parlo di centinaia di milioni di informazioni. A questo punto le prestazioni sono incredibili, quindi riesco in pochissimo tempo ad accedere a tutte le informazioni. Questo è un po' quello che fa Xalid, ma in qualche modo penso di aver dato anche delle informazioni su come la tecnologia in qualche modo può anche essere vista per aiutarci ad uscire dalla crisi, proprio ottimizzando tutto quello che è il patrimonio di informazioni che abbiamo e le modalità di uscire da queste. Un'ultima cosa, legandosi invece al discorso Regione Lombardia, la nostra società ha... Me lo può dire dopo? Va bene. Grazie. Il dottor Procaccino, quanto allora è disruptive? Insomma, mi pare di capire che c'è una nota di ottimismo, almeno dai nostri primi tre interlocutori, sulla questione del buio della notte. Con la gestione dei dati, appunto, come diceva la Bombini, è una cosa che, fatte bene certe cose, ti danno infinita più efficienza, e allora quel buio della notte è decisamente alle nostre spalle. Si lega un po' anche al suo punto di vista su quello che è la sua percezione del, cioè siamo già rivolti verso la fine del tunnel o ancora a metà? Io stavo pensando che non mi piaceva a la che metafora. Punto alle, no, stavo pensando che non mi piaceva la domanda a che punto è la notte, e che mi sarei fatto la domanda a cosa c'è dietro l'angolo. Mi ha anticipato, perché secondo me siamo un po' in questo momento, ci chiediamo tutti cosa c'è dietro l'angolo. Però prima di dare questo lo usava Costanzo un po' di anni fa. Però mi sento molto a porta a porta. Allora volevo prima dire due cose, perché guardando gli interventi di stamattina mi hanno colpito un paio di riflessioni che sono state fatte, che secondo me sono molto importanti. La prima è che si è parlato di un cambiamento strutturale di lungo periodo da fare, e che secondo me però è un po' misleading, cioè è un po' inesatto, perché sennò il cambiamento strutturale è già in corso, è già in atto. Noi, io come Accenture faccio anche del recruiting, cioè assumo. Abbiamo davanti una generazione che noi chiamiamo generazione Y, diciottenni, di cui tutte queste cose di cui noi parliamo qui sulle tecnologie, cioè per loro non sono tecnologie, non sono non sono sistemi, ma fa semplicemente parte del pacchetto culturale quotidiano che loro hanno a disposizione, perché sono già sui social network, fanno già cloud computing, comprano solo cose digitali, cioè il concetto di prodotto per loro è un prodotto totalmente digitale, hanno una abilità tecnologica sullo scaricare software, interfacciarsi, assolutamente naturale. E quindi questo cambiamento strutturale è in corso. Secondo me è che questa cosa non è ancora entrata culturalmente nel mondo delle aziende. Cioè l'Enterprise 2.0 significherà, secondo me, mettere le aziende in grado di colloquiare con questa nuova classe, fascia di clienti. E questa è la prima cosa che secondo me è importante da dire. Cioè queste cose le aziende le devono fare, il digitale, non per essere più efficienti in modo asettico, perché c'è una fascia di consumatori, clienti, cittadini che sta entrando nel mondo del lavoro, della scuola, dell'università, che vive così, per cui le aziende che si adeguano, la pubblica amministrazione che si adegua, saranno in grado di dare delle risposte e di soddisfare meglio i loro clienti. Quindi non è un cosa c'è, è una necessità, è un cambiamento che si deve fare.
Dall'altra parte però la cosa che mi ha colpito moltissimo è che pensando alla sanità, dall'altro opposto della nostra fascia di popolazione, abbiamo una classe di over 65 che hanno bisogno fortemente di assistenza, hanno bisogno di tecnologie e anche qui devono essere messi in grado di usare un modo semplice, naturale, banale, posso usare la parola banale, le tecnologie che oggi esistono. Per cui è una sfida doppia, cioè abbiamo una sfida tecnologica per erogare servizi in modo naturale e abbiamo una sfida, non so come dire, quasi estetica, di interfaccia utente per poter rendere questa tecnologia accessibile in modo facile. Cioè queste sono le due sfide. Cioè, allora, in questo contesto, io che faccio per mestiere la system integration, per cui non ho prodotti, però metto insieme tutti i vari pezzi di software per poi dare delle risposte, mi rendo conto che l'offerta tecnologica di oggi è assolutamente all'avanguardia. Cioè ci sono delle cose veramente molto molto potenti e molto molto belle. Manca ancora quello che sempre sulle slide si dice l'enterprise 2.0, cioè la capacità all'interno di un'azienda di collezionare i pezzi del puzzle che servono, cioè i vari pezzi di software che servono all'azienda, perché ogni azienda ha le sue caratteristiche e le sue necessità, quindi ogni azienda deve fare una collezione di pezzi di software e deve crearsi da sé la sua Enterprise 2.0, che è una sfida non da poco, perché anche qui c'è bisogno di una competenza, di una cultura e di una capacità di gestire l'innovazione notevole. Con il riferimento che lei faceva alla prima slide della dottoressa Ugenti, che faceva vedere drammaticamente quelle, quelle curve rovesciate, dove c'erano i trisavoli che incominciavano a evidenziarsi nell'istogramma, questo alza un po' la palla, per dire un po' all'assessore, perché vorrei a questo punto chiederle, non è che per caso lei si sente un po' su una frontiera di sanità 2.0, perché io sento, dopo vorrò sentire un po' anche il parere della dottoressa Ugenti, ma una specie di il resto d'Italia è su una, sta cercando di coordinarsi per una sanità 1.0. Lei mi si mette a fare addirittura un network, è una esplosione di reti di petri che si intersecano e intrecciano, pluridimensional, regional, transnazional, transcontinental, e siamo alla sanità 2.0, è il suo sogno, con però i problemi che affrontava anche la percezione del fatto del abbiamo tante cose belle, però ci sta ancora il problema che sollevava Procaccino, e cioè bisogna comunque ancora fare tanto per quel trisavolo, per non farlo sentire divide, per non farlo sentire lontano. Figuratevi se non toccava a me adesso, è chiaro, no? Allora io direi che la sanità è uno strumento di cura e di diagnosi estremamente complesso, e la sorgente, la domanda a cui devi adeguare l'offerta è continuamente dinamica, perché il raggiungimento scientifico ti dice il giorno dopo che il tuo sistema deve essere aggiornato, deve essere rimodellato. Noi stiamo inseguendo le conquiste scientifiche, dobbiamo dare la disponibilità quasi immediata per non privare il cittadino di queste conquiste. Dobbiamo dare ai professionisti il massimo delle capacità di espressione
perché l'obiettivo finale è proprio la centralità del cittadino e vuol dire il massimo delle cure possibili. E qui abbiamo la domanda che viene dalla sociodemografia e dalla socioeconomia. Non dico ancora dalla logica idrogeologica che mi fa distinguere erogazioni in montagna rispetto a quelle della pianura e che mi sposta fortemente su un concetto di federalismo in sussidiarietà verticale, regione, provincia, municipalità e comuni. Dovete organizzare sistemi estremamente flessibili che rispondano a una domanda diversificata provincia per provincia, ecco perché ho parlato di reti provinciali di ospedali prima. L'altro elemento, la socioeconomia è importante. Se lei ha bassi redditi, lei ha un rischio di patologie, diciamo, mi lasci dire 7,2 perché altrimenti, mentre se ha un alto reddito, 2,3, 3,2, ci si ammala di più sui bassi redditi. E quindi questa è la domanda. Il fatto che la sociodemografia si sposti verso un'aspettanza di vita maggiore, ricordiamoci che guadagniamo 3 mesi di aspettanza di vita presunta ogni anno. Siamo 80 per il maschio e 84 per la femmina. Come sempre noi troviamo il modo di farci assistere fino in fondo. Il nostro maschilismo è estremo. Però insomma è anche comodo, diciamo, no? Diamo la colpa alla genetica, via. Ecco, qui abbiamo le grandi sfide, e le grandi sfide vengono anche da alcuni temi che hanno toccato gli illustri relatori. Mi si dice, per esempio, che il mondo dei giovani ha una grande capacità di interagire con i sistemi dell'ICT e quant'altro, ma il mondo dei giovani nella sanità arriverà fra 20 anni, perché abbiamo una sanità gerontologica, adesso stiamo pensando di farli lavorare fino a 80 anni, forse fino a 90, e di conseguenza abbiamo dei problemi di turnover e dei problemi di ingresso di nuove mentalità che siano formate, che sono formate dall'università, ma poi col tempo che attendono forse devono ripassare la lezione. Abbiamo dei primari mediamente che arrivano a 50 anni, quando negli Stati Uniti li abbiamo a 35. E allora il discorso del giovane, che è molto bravo a utilizzare questo, mi dà un oiato di 20 anni. Io credo che se noi non introduciamo un sistema veloce, fra 5 anni non abbiamo sostenibilità economica. E questo è il primo aspetto. Gli over 65. Sì, è bello che gli over 65 lavorino e giochino col computer come lavorano i ragazzi, ma è molto difficile che possa succedere. Quando noi parliamo di monitorizzazione della cronicità, dobbiamo escludere la partecipazione attiva del paziente. Perché sui nostri pazienti che hanno una terapia, per esempio antipertensiva, noi ogni anno perdiamo il 30% dei pazienti perché non si curano più. Immaginiamoci se ci mandano i dati per via internet o quant'altro. Dobbiamo escludere questa capacità, quindi vogliamo delle tecnologie molto più avanzate di quelle che state producendo, molto più avanzate. Vogliamo misurare la glicemia attraverso per via transcutanea, non dobbiamo più pungere il dito al paziente perché altrimenti diventa attivo e poi trasmette il dato. Noi abbiamo bisogno di un dato che si attivi automaticamente con il paziente totalmente passivo. Se non facciamo questo, quando va nel suo posto di lavoro, è un coronaropatico, e io gli ho dato da uno strumento che misura la pressione, speriamo non sia più un bresciale, perché disturba e gonfia, un apparato per elettrocardiografia, diciamo, che trasmette a 12 canali, non a 3, perché mi permette di fare diagnosi, come se fossi in ospedale. Parliamo di ospedalizzazione domiciliare, pensate un po'. A bassissimi costi, il 30% di riduzione dei costi variabili. Un esempio, lo vedete, andate in Israele e vedete. Là ci sono i dati su cui noi abbiamo studiato molto con loro, tant'è che siamo alleati fortissimi in questo momento. E questo significa che Luigi, voglio fare un esempio in pratica, Luigi Brambilla della Val Cavallina non è noto al sistema sanitario perché non ha avuto mai una cura, poi ha un dolore retrosternale e viene classificato come coronaropatico che non ha bisogno né di stentaggio, cioè di riapertura dei vasi, né di reatto chirurgico, né di una medicina, non risponde, secondo la statistica, non è nella moda, non è nella media, è in una gaussiana. Io come faccio a verificare il risultato terapeutico nel momento di maggior instabilizzazione del paziente, perché biologicamente risponde ovviamente allo stimolo farmaceutico in modo diverso e soprattutto con reazioni e controreazioni. Voi sapete che l'organismo umano è fatto di
azione positiva, azione negativa dal punto di vista dell'azione, no? Freno, frizione, no? E allora lo devo monitorizzare con questi, con gli elettroni, ma gli elettroni devono andare veloci, perché quando io vado in consultazione con una slide del torace, una multislide, io ho un mucchio di dati che sparo, ma non possono arrivare a pezzi, devono arrivare veloci, e quindi qui dobbiamo andare a sentire la NASA, eh? Perché loro hanno il loro territorio, la NASA, si chiamano stazioni orbitanti, là fanno diagnosi, per dirvi. Quindi ecco perché io ritengo con il rispetto massimo che l'industria in questo momento, perché i bisogni che ne abbiamo sul territorio di monitorizzazione passiva, precisa e veloce, che vada nei sistemi di call center, che saranno ospedalieri probabilmente, lo sono già in sperimentazione, noi è vero la macchina di Leopardo, però dottoressa, direttore, noi la macchina di Leopardo lo facciamo sempre, perché in uno sistema così complesso sperimentiamo focalmente. Quando lei la sperimentazione focale l'ha perfezionata con la tecnica del processo e dell'analisi della qualità del prodotto, dopo la gemma. E noi siamo sempre così. Ogni provincia ha delle specifiche sperimentazioni da fare. E quindi la macchina di Leopardo va bene. Basta che questa macchina di Leopardo venga riconosciuta laddove da un prodotto buono e si abbia l'umiltà di ripeterlo. E io qui devo dire che non siamo a questo livello a livello nazionale. Non so se ho risposto. Chiediamo direttamente alla dottoressa. No, sicuramente l'esperienza, la realtà della regione Lombardia e di qualche altra regione cosiddetta virtuosa sono ancora molto limitate nel resto dell'Italia. Purtroppo noi abbiamo molte regioni interessate da piani di rientro e sono soprattutto quelle del centro-sud, dove ancora abbiamo un livello di assistenza sanitaria che certamente non è ancora molto, molto indietro, e dove sicuramente anche lì lo sviluppo di innovazione tecnologica potrebbe favorire dei modelli assistenziali che possono comportare anche, e anzi contribuiscono sicuramente ad un risparmio e a delle riduzioni della spesa sanitaria, quindi dei costi. Le ricognizioni che noi appunto abbiamo effettuato, sia per quanto riguardava l'assistenza della realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, i centri unici di prenotazione, ma anche in generale quello che è la qualità dei dati che vengono trasmessi dalle regioni attraverso i flussi all'interno del nuovo sistema informativo sanitario, e qui mi ricollego al discorso che diceva prima la dottoressa riguardo alla semantica. Il nuovo sistema informativo sanitario si basa proprio su questo, su una semantica comune, cioè che dà la possibilità proprio di incrociare, quindi leggere i dati, perché attraverso una semantica comune possiamo dare un'esatta lettura a quella che sono i fenomeni, quindi la definizione delle realtà e poter capire anche come l'erogazione delle prestazioni sanitarie avviene nei vari contesti regionali. Quindi una lettura che ci consente anche di capire il livello di qualità dell'assistenza e quindi poter individuare le misure correttive in quelle realtà dove effettivamente assistiamo ad un livello di assistenza molto, molto basso. Devo dire che proprio nelle regioni dove noi abbiamo un livello di sanità non soddisfacente c'è un maggiore spreco di risorse. Oggi la sanità costa di più proprio lì dove c'è cattiva sanità. Allora, se si riesce effettivamente a capire, ad individuare quelle che sono le carenze, quindi le strutture, ma sia da un punto di vista non solo di realizzazione strutturale, ma anche di innovazione tecnologica, e vorrei dire che nel settore della sanità, quando parliamo di innovazione tecnologica, la dobbiamo vedere nelle due componenti, sia di innovazione, quindi di Information Communication Technology, e quindi l'ICT, ma anche di apparecchiature biomediche, quindi quelle dirette alla cura, alla diagnosi, alla diagnosi e alla cura del paziente. Se queste due realtà riescono a integrarsi, a parlarsi, sicuramente mentre le apparecchiature appunto l'ICT, le tecnologie ICT consentono di realizzare la sanità in rete, dall'altro attraverso le grandi apparecchiature, quindi quelle biomediche, si può senz'altro con un'integrazione di entrambi i due settori,
realizzare un nuovo modo di fare sanità, di fare assistenza, con sicuramente risparmi di costi, riduzione di costi, e l'investimento al momento può comportare, no, dell'impiego di risorse, però guardandola in prospettiva, da questi investimenti possono derivare sicuramente dei risparmi. Ecco, ma quel disegno retiforme che veniva suggerito dall'assessore della Lombardia, che a me ha veramente stimolato molto, del fatto del accidenti, è il famoso montezemoliano facciamo sistema, che però nei pallogrammi, insomma, attualmente le righettine ci sono, e non solo le righettine, ma ci sono i contatti, contratti, accordi, relazioni, e questo ecco, lei dal punto di vista della direzione nazionale del Ministero della Sanità, quali suggestioni ha avuto? Io non ne sapevo niente e a me ovviamente mi ha lasciato un po' a bocca aperta. A lei che cosa è che ha fatto venire in mente? Ma sicuramente, ripeto, il modello, quello che ci ha rappresentato l'assessore, sono dei modelli virtuosi, no? Quindi è la sanità futura. Allora, noi dobbiamo cercare di realizzarla anche nel resto d'Italia. Purtroppo le realtà regionali non sono uguali. E allora, a mano dobbiamo cercare intanto di elevare il livello in quelle regioni dove oggi addirittura non abbiamo nemmeno i livelli essenziali di assistenza. Ecco. E quindi, innanzitutto, portare quelle regioni e farle crescere guardando a questo modello, quindi portando, diciamo, estrapolando queste best practice che noi possiamo ricavare da questi modelli organizzativi, cercare di importarle anche in quelle regioni dove, purtroppo, ripeto, siamo essenzialmente nelle regioni del sud, c'è ancora un livello molto basso. E, diciamo che tra l'altro, appunto, il disegno che noi vorremmo, e quello che avevo cercato anche in alcune slide di rappresentare, è questo spostamento dell'attenzione dall'ospedale al territorio. Quindi ospedali per acuti, ospedali, diciamo, gran eccellenze, con determinati numeri di posti letto, di alta specialità, quindi dove alta intensità di cura, e spostare l'attenzione sul territorio, creare strutture dove effettivamente ci sia la possibilità, soprattutto a fronte di una popolazione anziana, dove il paziente riceve, appunto, assistenza senza necessariamente rivolgersi all'ospedale, se non nei casi, appunto, di acuzia, ma non certamente per le patologie croniche. E questo, quindi, anche lei sposa gli elettroni, per quanto più possibile, insomma, che siano gli elettroni a muoversi, che siano i sensori, sì, che siano attuatori. Insomma. Prima ho detto una cosa, che non è il paziente che si sposta, ma le informazioni. Quindi, attraverso, appunto, la sanità elettronica, la sanità in rete, noi realizziamo questo. E nel sud si vuole cercare di fare lo stesso, cioè, quindi, chiusura piccoli ospedali, cioè, o meglio, riconversione di piccoli ospedali in strutture territoriali, eccellenze, ospedali di riferimento, e attraverso sistemi, appunto, di sanità in rete, anche la telemedicina può essere di supporto, portare l'assistenza il più possibile al domicilio del paziente. Lei voleva integrare, le passo il gelato. Grazie. Io direi due cose importanti. Noi, innanzitutto, questo progetto di rete non è un progetto della medicina futura della sanità lombarda, perché è già progetti attivi, le ho già detto, ce ne sono 24 in azione, e abbiamo già progetti attivi con le regioni europee. Se volete vi cito un esempio importante: Israele, Arti Intelligenti, Rizzoli, Costa Masnaga hanno raggiunto un livello talmente elevato che sono i maggiori competitor. È un anno e mezzo che lavorano insieme. Vi posso parlare di Alias, dove Regione Lombardia è riuscita a conquistare un progetto europeo totalmente finanziato, è capofila grazie alla Carta Regionale dei Servizi. Io devo ringraziare il pilota di questo progetto, che è la dottoressa Panello, che mi sta assistendo tecnicamente, forse con qualche apprensione. Alias praticamente è capofila di
8 stati, da Ronalp alla Carinzia. Lì si studia, è finanziato totalmente dalla Comunità Europea, totalmente, e lì si studiano praticamente i prescription, i patient summary, ospedale virtuale sulle aree più remote delle Alpi. Non è la sanità del futuro, è la sanità di oggi questa. Noi la stiamo già realizzando. Però c'è un concetto da dire che mi sembra importante. Giusto la semantica, prima della semantica la formazione. Perché la formazione, e qui diventa un altro problema, il concerto lo facciamo davvero con i ministeri? Cioè siamo veramente convinti che riusciamo a lavorare come stiamo lavorando noi con le regioni europee in teleconferenza, con una decisione immediata al telescreen, dove il politico si incontra con le regioni europee, non scrive carte, manda elettroni, e lì si decidono due o tre temi fondamentali che sono legati nel patto triennale che noi abbiamo firmato e che è riconosciuto dai ministeri degli esteri. È già attivo. Stiamo già lavorando su questo e il politico decide tre temi fondamentali, i tecnici lavorano con internet, con teleconferenza, eccetera, e poi ci propongono le soluzioni alternative e noi le scegliamo. Detto, fatto, chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Abbiamo dematerializzato il viaggio. Posso darle un dato però? Prego. Certo. Un dato solo, allora andiamo a vedere i fatti. 69, nell'anno 2009, e grazie anche all'industria che abbiamo ottenuto questo, al lavoro con l'industria, al lavoro con il sistema sanitario, al lavoro con l'università, 69 milioni di prescrizioni elettroniche fatte, 94% dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta usano esclusivamente il sistema, la carta regionale dei servizi, fatto, oltre 130 milioni di transazioni, fatto, 11,8 milioni di referti, fatto, meno sportelli, il referto arriva a casa del paziente, elettronicamente, arriva al medico di medicina generale, basta che abbia aderito al consenso del trattamento dei dati sensibili, ovviamente salvaguardato dalla privacy. Oltre 9,4 milioni di carte regionali e servizi distribuiti. Azioni, ho finito, io so che io rubo sempre, gioco a rugby e quindi la meta la rubo sempre alla fine. Funzionalità, cosa sta facendo? Fascicolo sanitario elettronico, reti di patologia, abbiamo messo insieme reti di patologia, l'oncologica, la cardiocerebrovascolare, la diabetologica, la rete ematologica lombarda che lavora sull'ematologia, tutti i professionisti che lavorano insieme, è fatto. Anagrafe sanitaria regionale, pulita, vero dottoressa Pennello? Che fatica abbiamo fatto, avevamo 1 milione di carte di, come si chiamano, aiutatemi, Ministero della Finanza, MEF, codici fiscali errati, su 9 milioni e 7, uno era, 1 milione era errato, lavorano i ministeri insieme? Ci riusciamo? Li provochiamo? Sistema per la gestione elettronica della prescrizione, e-prescription. Per questo lavoriamo anche sulle fasce alpine. L'ospedale di Varese si mette a disposizione di consultazione per le immagini e quant'altro nelle fasce più remote alpine di quell'arco che ho detto, con gli specialisti che stanno sulle Alpi. L'ospedale va alle montagne e le montagne non vanno all'ospedale, è fatto. Sistemi direzionali a Tata Warehouse, sistema per la dematerializzazione dei documenti clinici referti amministrativi, siamo in percorso. Sistema per la rendicontazione dei dati amministrativi. Noi abbiamo, e qui la dottoressa Pennello può darvi conferma, dica di sì se non fa carriera, dottoressa. Noi abbiamo dal 2004 il più vasto database che ci sia in una sanità. Noi sappiamo, Luigi Brambilla, cosa ha consumato dal 2004 fino a oggi, in termini di farmaci, di ricoveri, di prescrizioni e di quant'altro. Noi siamo in grado per questo di stabilire qual è il costo standard di un paziente con una determinata patologia. Siamo per cui in grado di lavorare sul fabbisogno sanitario, che è il fabbisogno di diagnosi e cura, non è un fabbisogno economico. Non è ti do questi soldi e fai la sanità, ho bisogno di fare questa sanità, mi dai questi soldi. Si sta invertendo il discorso col federalismo, ma non voglio fare politica, la ringrazio. Beh, a Seno, visto che hai in mano il gelato, Oh.
quando ho detto sanità futura, nel senso che mi riferisco anche ad altre regioni che non sono purtroppo la Lombardia, non sono il Veneto, non sono l'Emilia, non sono la Toscana. Quindi l'Italia è fatta da più regioni. Allora il modello che ci diamo è quello appunto di portare a mano, ma c'è da cambiare anche proprio una mentalità, una cultura che c'è in queste regioni, e quindi a poco portarli a questi livelli che sicuramente richiedono tempo. E quindi è l'augurio che ci facciamo, e come ministeri centrali, appunto salute e MEF, e questo noi ne dobbiamo tener conto, no? E quindi a mano cercare di portare anche queste altre regioni su, a questi livelli in cui ci auguriamo tutti, soprattutto per il bene dei cittadini che sono di quelle regioni. Grazie. No, dicevo, il dottor Seno l'avevo interrotta prima perché stava però concludendo un suo pensiero, quindi le ripasso la palla, ma perché mi pare che dalla sanità stiamo ritornando un po' al problema del come uscire in positivo, come andare a guardare in positivo, che cosa è che per esempio questa best practice della Lombardia nell'ambito della sanità potrebbe per esempio significare per la sua azienda, tanto per andare proprio vicini vicini, e magari se dopo me lo concettualizza anche per il settore, ma parta dalla sua azienda. Ma non so, io credo che i punti di eccellenza, dovunque essi siano, nel pubblico o nel privato, devono essere gestiti tutti allo stesso modo. E quindi glisso un pochettino che cosa significa per la mia azienda, perché a me non piace fare pubblicità più di tanto. Io credo, preferisco rispondere alla sua prima domanda. Cioè, io sono un po' preoccupato quando sento che i punti di eccellenza, siano essi nel pubblico o nel privato, vengono presi ad esempio e nel frattempo si distolgono fondi per portare coloro che non sono a punti di eccellenza pian piano agli stessi punti di eccellenza. Perché nelle aziende così non succede. Cioè, nelle aziende quello che è la best practice si prende e si ordina di eseguire esattamente quello negli altri reparti aziendali. Non si dice coraggio con pazienza, perché il rischio è che distogliamo dei fondi e freniamo i punti di eccellenza dall'ulteriore futuro sviluppo. Quindi delle due l'una: o decidiamo che i punti di eccellenza non sono replicabili per ragioni culturali, sociali e quant'altro, e quindi investiamo tutto e continuiamo a investire solo nei punti di eccellenza esistenti, oppure se vogliamo questi punti di eccellenza portarli in maniera estesa sul territorio nazionale, bisogna agire come nelle industrie private, cioè si danno degli ordini, non si cerca il consenso, perché su queste cose qua alla fine buttiamo via un sacco di soldi pubblici e non ne veniamo più fuori. Abbiamo appena finito di votare ieri mattina. Lei tocca l'altra cosa invece. Tocca un tema intangibile. Comunque il sì, sì, no, ma infatti, ma io credo che ci sia molto, molto da rivedere al di là di questo. Comunque, sì, però diceva giustamente l'assessore, io concordo, noi dopo non possiamo pensare di fare un federalismo basato su 21 regioni, una diversa dall'altra, giusto? Perché poi alla fine... Esatto. Comunque, al di là di questo in realtà, ritorno un pochettino più nel mio settore. Io credo che invece per uscire in maniera molto decisa da questa situazione noi dobbiamo investire sul concetto di interoperabilità estesa, che ha tre declinazioni. Una declinazione culturale, perché poi alla fine, anche se vogliamo duplicare i punti di eccellenza, e qui concordo con la dottoressa Ugenti, noi dobbiamo fare travaso di cultura e quindi mettere in condizioni le persone di varie entità e di varie regioni di avere e di poter sfruttare la base culturale di eccellenza che c'è. Poi c'è una base normativa, perché tutto quello che noi stiamo vedendo sulla sanità è bellissimo, però dietro poi abbiamo sempre il legislatore di turno che si diverte con cavilli sulla privacy piuttosto che su tante altre cose, a mettere i bastoni tra le ruote a chi fondamentalmente deve lavorare in un'epoca dei beni immateriali. E questo è l'altro motivo per cui bisogna far cultura, perché se noi pensiamo che in un'economia dei beni immateriali di applicare e di replicare le stesse regole di un'economia dei beni materiali, abbiamo sbagliato tutto. Quindi noi dobbiamo assolutamente aggiornarci.
e la terza cosa è l'interoperabilità dal punto di vista tecnico e tecnologico. Qui ci sono due aspetti, uno di interoperabilità di sistemi e l'altro di il famoso discorso della banda larga, perché quelle che sono le cose che desidera l'assessore non sono tanto cose che afferiscono alla tecnologia dei software che oggi, come diceva l'amico Giovanni Procaccino, possono fare praticamente qualunque cosa, perché anzi credo che siamo molto più avanti tecnologicamente di quello che è la possibilità di sfruttamento della tecnologia che noi oggi produciamo, ma c'è un problema di banda larga e di connettività nella quale il nostro paese è sicuramente ancora una volta molto più indietro che del resto d'Europa e che mette in ginocchio tutte le persone che io chiamo di buona volontà, la dottoressa Ugenti dalla sua posizione di direttore generale, piuttosto che l'assessore, piuttosto che tutti noi, che quando andiamo da questi signori a proporre delle soluzioni fantasmagoriche poi alla fine ci sbattiamo il naso contro i problemi della Telecom, della Vodafone e dell'infrastruttura di rete in genere. E quindi credo che l'interoperabilità, secondo queste tre declinazioni, culturale, normativa e tecnologica, sia quello dove c'è ancora più da fare se vogliamo uscire velocemente da questa situazione. Beh, a lei praticamente ha alzato una palla da schiacciare al di là della rete, perché stiamo parlando del sistemi che... Non solo dal punto di vista informatico, ma le persone che utilizzano questi sistemi siano un minimo un po' più in là, insomma, al bordo. Su questo tema, che mi è particolarmente caro, c'ho anche dei numeri, cioè delle percentuali. Cioè, noi abbiamo fatto una stima sui clienti, faccio prima il panorama sui clienti in generale, quindi stiamo parlando di industrie, grandi gruppi. L'introduzione di nuove tecnologie, il 35-40% dei costi, dell'effort, sono su investimenti sulle persone, sulle risorse umane, ma non la formazione in senso tradizionale intesa nello spiegare e addestrare le persone a usare un nuovo sistema. La formazione sul fatto che introducendo queste tecnologie in azienda si viene a creare sulla scrivania del dipendente quello che ho visto in una presentazione, il SIP, il sistema informativo personale, perché sul desktop ci sono i dati digitali, i workflow, i motori di ricerca, gli ERP aziendali, e tutto confluisce sul desktop della scrivania, per cui alla fine bisogna imparare a cambiare, cioè bisogna far cambiare la mentalità e il modo di lavorare delle persone dal tradizionale a uno completamente nuovo, e questo è uno sforzo significativo nelle aziende. Nelle esperienze che abbiamo fatto sui ministeri centrali, anche quelli grandi, questo sforzo è ancora maggiore, perché si introducono tecnologie nuove, si passa da dei processi lineari, perché purtroppo oggi gran parte della pubblica amministrazione ragiona ancora su processi sequenziali lineari, a un processo digitale che è in gran parte totalmente destrutturato, per cui da una copia unica di un documento che fa il giro delle stanze si passa all'accessibilità di un documento in contemporanea da n funzioni aziendali, per cui il problema è chi ha fatto l'ultima versione e chi in quel momento deve approvare o modificare. Cioè, i problemi sono quelli di introdurre la firma digitale in tutta la pubblica amministrazione, alla fine. Cioè, di convincere la gente a firmare un documento digitale e a spedirlo via email. Cioè, non voglio fare aneddotica, però ci sono ancora ministri che convocano la conferenza stampa con l'accredito via fax. Si va sul sito dei ministri e l'ufficio stampa l'accredito dei giornalisti, mandate un fax al numero, ma perché un'email nel 2010 non è accettata? Cioè, siamo in una situazione così, per cui gli investimenti sulle risorse, sul cambiamento
di mentalità, sul fatto che si può fare e che c'è la tecnologia, c'è la voglia, ci sono le competenze anche italiane per fare queste cose, e che il punto che siamo arrivati è un punto di discontinuità talmente grande per cui siamo, cioè, o si corre giù e ci si passa un altro paio d'anni con dei punti di eccellenza ma col sistema che non parte, oppure si riesce a mettere in atto un qualcosa, cioè una direttiva, un'imposizione forte anche dall'alto, che queste cose si devono fare e chi non le fa è penalizzato, è colpevolizzato, viene messo a fare altre cose. Cioè, il dietro tema, la lavagna con dietro le la lavagna sei un cattivo. Perché no? Cioè, nelle aziende funziona così. Beh, Brunetta, insomma, e mi pare che abbia fatto... su questa cosa siamo veramente tutti quelli che stanno dal lato dei fornitori, ma anche la pubblica amministrazione, stiamo aspettando che il nuovo codice dell'amministrazione dia un meccanismo incentivante all'introduzione di tutte queste cose. Ma incentivante non solo incentivante, ma anche penalizzante per chi non le fa. Non voglio buttarla in politica, ma come direbbe qualcuno, appunto, che è più bravo di me nel fare il conduttore di queste cose, il discorso diventerebbe molto più complicato con altre ulteriori pagine della storia, sì, però, ripeto, che non abbiamo minimamente affrontato. Gestendo grandi progetti, adesso la mia esperienza è che l'introduzione delle tecnologie è relativamente un tema di competenze tecniche con interlocutori anche dall'altra parte, conoscono il proprio mestiere, si fa un progetto, si introduce, si fa un sistema che funziona bene, il problema vero è poi farlo funzionare, mettere in moto il meccanismo, realizzare la sanità 2.0. Io immagino ci sia il 60-70% dello sforzo nel convincere le persone a fare queste cose. E infatti, cioè, se non si obbliga, se non c'è un sistema manageriale nell'introduzione di queste cose tendenzialmente le persone sono conservative. Posso chiedere se le signore hanno qualcosa da aggiungere, altrimenti vorrei chiedere invece all'Aula se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare domande. Lei voleva intanto aggiungere delle cose o vuole aspettarsi la domanda? Solo una se cosa c'è. Per legarsi. Prego. Al discorso della formazione delle persone, sicuramente è estremamente complesso formare le persone in azienda, ed è anche vero che c'è un tema di digital divide fra persone giovani che comunque sanno utilizzare un certo tipo di strumenti in modo nativo perché ci sono abituati tutti i giorni, e persone che invece devono fare un livello, una scuola per poter utilizzare questo tipo di strumenti. È anche vero che più utilizziamo all'interno di aziende strumenti like quello che c'è sul mondo web, tanto più le persone in azienda, almeno la fascia giovane, potrà iniziare ad utilizzarli in modo estremamente nativo. Lasciando, è chiaro che poi rimane il gap con le persone che non sanno utilizzarlo, ma questo 30% è destinato comunque a ridursi in futuro. Circa lo Smarter Planet... Lei che cosa è? Beh, ovviamente una sanità che funziona, dei dati che diventano informazioni che ruotano intorno alla persona, è una roba che... Ma lei come le legge queste cose, queste disparità? Come dire, ci arriverà prima Obama forse con la sua riforma sanitaria, piuttosto che la nostra direttrice generale del Ministero della Salute? Allora, diciamo che tutte queste esigenze che poi, diciamo, mettendolo a fattor comune, si sono concentrate in quella che è la gestione di quella che è l'informazione, una gestione intelligente, una gestione interoperabile all'interno di un contesto organizzativo. Purtroppo, perché dico purtroppo? Perché secondo me la tecnologia è pronta, insomma, diciamo che questa gestione infrastrutturale delle informazioni, che è, diciamo, un'infrastruttura esistente già disponibile sul mercato, va a porre
tutta una serie di equilibri sia su quelle che sono le componenti in ambito IT, ma poi soprattutto nella modalità di operare, lavorare, quindi portare avanti le iniziative nel mondo del lavoro. Lo Smarter Planet non è solo una vision, è un movimento. Un movimento che appunto vuole andare a comunicare, a conversare, a catturare quella che è l'attenzione di tutti quelli che sono i nostri interlocutori, quindi i rappresentanti delle istituzioni, possono essere influencer, clienti e quant'altro, per un impegno a pensare in modo nuovo, a costruire idee nuove, progetti nuovi che aiutano proprio il cambiamento. E la tecnologia è a disposizione in questo senso. C'era un signore che voleva chiedere qualcosa o considerare o cosa? Sostanzialmente fare un commento. Buongiorno, sono Gian Piero Sciarrone, consulente di direzione. Presento un po' questa categoria in brevissimo tempo, perché ha delle certe attinenze alla sanità, in sostanza. Allora, esiste il consulente che sostanzialmente cura l'organo e quindi interviene e fa quella che è l'attività relazionata a una particolare condizione. Il consulente di direzione, invece, diversamente, cura l'organismo, quindi cura quelle che sono tutte le parti. Io vedo che naturalmente qui voi avete proposto e anche indicato questa nuova soluzione per la sanità, questa soluzione 2.0, che sicuramente porterà dei notevoli vantaggi. Partiamo dal presupposto che abbiamo una piattaforma che è in difficoltà, perché la piattaforma della sanità attuale è in difficoltà. Il dover costruire su una piattaforma in difficoltà diventa una condizione già precaria. Cioè, bisogna sicuramente... Scusate, ma un aereo per... E questo sostanzialmente è il primo ostacolo. Poi naturalmente raccogliamo tutte le indicazioni dalle varie persone che in questo momento oggi hanno dato il loro contributo, partendo dal presupposto che se c'è il problema, analizzato il problema, si trova la soluzione. Questo è il concetto di base. Lavorare con la certezza del risultato. Bisogna naturalmente amplificare questo modo di vedere al fine di produrre reali e veri risultati. Purtroppo se no ci troviamo in tanti bei salotti dove tutti quanti danno le loro indicazioni, ma poi sostanzialmente se andiamo a tirare poi fuori i risultati ci troviamo in grossa difficoltà perché purtroppo questi non arrivano. Ma con chi esattamente ce l'aveva lei? Nessuno. Ah, con nessuno. Manca lo spettacolo però così. C'è qualcuno che invece aveva una domanda, qualche curiosità, dettagli, precisazioni? Ok? Ulteriori annotazioni? Qualche cosa che è sulla punta della lingua e che... Lei? Dov'era l'altro biscotto? A me ha stimolato questa domanda. Il nostro sistema sanitario, come dicevo, è a bilancio da 7 anni. Corte dei conti, tutto provato. Noi con la formazione all'abbattimento dei costi impropri. Noi abbattiamo tutti gli anni dei costi impropri e abbiamo dei fondi da rivolgere certamente alla cura e alla diagnosi, non alla ricerca, perché altrimenti finanzieremo col soldo pubblico la ricerca di un'istituzione privata che raggiunge i suoi target di mercato. Quello è il messaggio che io volevo lanciare qui, è non venire a vendermi un prodotto che è già. Perché quello vai dai miei direttori generali, se sono interessati, ti pagano in Regione Lombardia a 90 giorni dalla fattura. Provato, eh? Eravamo partiti 310 anni fa. Tu, se vuoi venire con me in sinergia, per i tuoi obiettivi di mercato, finanzi i raggiungimenti dei tuoi obiettivi di mercato. E io poi ti darò un valore aggiunto, che è la certificazione e la validazione con cui entri nei mercati, e poi entrerai nei mercati con me, perché se diventi un elemento fondamentale delle mie strategie esecutive. Quindi per me le tecnologie non ci sono ancora, scusi, non voglio contraddirla, perché non ci sono quelle che vogliamo noi, insieme.
Non le tecnologie che vendete, che sono bellissime e strepitose. Voglio una tecnologia vestita al fatto di controllare un paziente coronaropatico e far diagnosi di troponina presente nel pungidito da casa. Guadagno 20 minuti e lo sparo dentro nella sala operatoria se c'è bisogno e risparmio il 7,5% delle morti previste. Quella è la tecnologia che io vorrei. Se non è una tecnologia di sviluppo, il prodotto va dai direttori generali, i direttori generali che sono autonomi nella nostra regione Lombardia, ad acquisire un prodotto o meno, secondo ovviamente il budget che gli diamo, perché altrimenti sarebbe finita, loro ordinano o non ordinano il prodotto che ha già raggiunto la tecnologia elevata. Noi vogliamo la tecnologia più elevata, perché vogliamo con voi diventare competitori e protagonisti in Europa. Certamente gli obiettivi nostri per il raggiungimento del piano li cofinanziamo con quelle cifre che sono l'abbattimento dei costi impropri, che vuol dire non dare né vantaggio né nella cura e né nella diagnosi del cittadino, e vuol dire non togliere i soldi dalle tasche impropriamente, come le regioni, alcune regioni che non oso definire con un aggettivo perché sarei irriverente, fanno. Però questo è importante. Cioè il messaggio che io lancio è: andiamo insieme a essere protagonisti sullo sviluppo tecnologico in Europa, noi aumentiamo il PIL con quel gioco lì, dall'1,1 al 2,5, in Europa la media è 1,5, siamo al di sopra negli investimenti europei. Gli Stati Uniti investono il 3%, ma con i costi che hanno è come il nostro 2. I giapponesi no, i giapponesi 3,5 sono duri da superare, però anche loro hanno dei problemi a livello dei loro governi. E quindi diventiamo protagonisti, ma con un'industria che vuole sviluppare un prodotto nuovo, non quello che c'è già, un prodotto più sviluppato. Ecco perché dico non ci sono, capisci? Perché dobbiamo insieme costruire dei progetti che sono finalizzati ai vostri mercati, ma che sul mio sistema sanitario mi danno un contenimento di costi impropri e un contenimento di costi del personale, perché riduco sul territorio il 30% dei costi, delle spese variabili, però necessariamente. È provato in Israele, è per quello che noi stiamo lavorando con loro. E pensate che a Lodi parte un progetto, Israele con le sue tecnologie, noi con le nostre e la NASA con le sue. Quindi noi vogliamo lavorare ai livelli altissimi, siamo presuntuosi, vogliamo raggiungere le mete. Grazie. Io ci tengo molto a quel 7,5% perché è una roba che significa dare la chance, lo so che a lei non interessa, ma no, io tengo molto a quella cosa di delle, vorrei proprio vedere che effetto fa diventare trisavolo e vedere un po' se la... insomma, è quella che mi diverte un po' l'idea, per cui è stare lì nella quella parte alta dell'istogramma. Beh, insomma, chiudo con questa cosa che vorrebbe essere un po' ironica, ma insomma, buon pranzo a tutti.